Ciao a tutti, eccoci qua col quinto appuntamento di questo capolavoro. Buona visione. Cos'è successo? Le luci. Se non ci togliamo dalla strada, succederà anche a noi. L'esperto sei tu. Io ti seguo e basta. Di qua. Attenzione, nascondere o aiutare i criminali ricercati è un reato punibile con la morte. Muoviti. Non correte rischi. Denunciate immediatamente ogni attività sospetta. Lassù, così arriveremo al tunnel nord. Come facciamo a salirci? Dammi un minuto. Questo tunnel lo usi per il contrabbando? Sì. Merce illegale? A volte. Mai fatto uscire una ragazzina? No, è la prima volta. Allora, cos'è Marlene per te? Non so. È un'amica, credo. Un'amica, eh? Sei amica del capo delle luci. Quanti anni hai? 12. Conosceva mia mamma. Si è presa per te. E i tuoi genitori? Se ne sono andati tanto tempo fa. Così invece di restare a scuola, hai deciso di scappare e unirti alle luci, giusto? Senti, non ti dirò perché mi stai facendo scappare, se è ciò che vuoi sapere. Sai qual è la cosa migliore del mio lavoro? Che non devo sapere il perché. La verità, non mi frega niente di quello che vuoi fare. Ottimo. Bene. Eccoci qui. Che stai facendo? Mi ammazzo il tempo. Ah, e io cosa dovrei fare? Sono certo che qualcosa ti inventerai.
Il tuo orologio è rotto. Ti lamenti nel sonno. Odio i brutti sogni. Sì, anch'io. Sai, non sono mai stata così vicina all'esterno. Intendo, guarda com'è buio. Là fuori non può essere peggio. Non credi? Che diavolo vogliono da te le luci? Ehi, scusate, ci ho messo tanto. Fuori è pieno di soldati. Come sta Marlene? Se la caverà. Ho visto la roba là fuori, è tanta. Siete sicuri? Sì. Andiamo. Non è strano che ci usino per il loro contrabbando? Marlene voleva farlo da sola. Non eravamo la loro prima scelta e nemmeno la seconda. Ha perso molti uomini, non aveva scelta. Già, spero ci sia qualcuno vivo per pagarci. Troveremo qualcuno. Andiamo. Ci aspetta nel luogo di consegna. Ha detto che ci sono luci arrivati qui da un'altra città. Deve essere importante. Chi sei tu, eh? La figlia di uno che conta, roba così? Una cosa così. E quanto durerà tutto? Se tutto va bene, riusciremo a confermarlo. Ehi, una volta usciti da qui, devi seguirci senza allontanarti. Bene. A posto, dai su. Dai, piccola. Attenta ai piedi. Questa pioggia non va bene. Non fate cazzate. Forza. Giratevi, in ginocchio. Scansionali, chiamo la base. Bene. Le mani sulla testa. Qui è Ramirez, settore 12. Richiedo prelievo per 3 vagabondi. Ricevuto. Chiudi un occhio. Possiamo pagarti bene. Sta zitta. Sono stanco di questa merda. Tempo di arrivo? Un paio di minuti. Scusa! Oh, cazzo!
Pensavo li avremmo solo legati o roba così. Oh, merda. Guarda. Gesù Cristo. Dici che Marlene ci ha fregati? Perché cazzo stiamo scortando una ragazzina infetta? Non sono infetta. No? Quindi questo mente. Posso spiegare? Vedi di farlo in fretta. Guardate qui. Non mi frega un cazzo di come ti sei infettata. È di 3 settimane fa. No, si trasformano tutti in 2 giorni. Basta cazzate. A 3 settimane, lo giuro. Perché avrebbe dovuto fregarvi? Non ci casco. Tess, via. Via! Vai, vai, sbrigati! D'accordo, Eli. Al mio segnale, corriamo. Ora, corri! Stai lontana dalla luna. Eli, dobbiamo fare un'altra corsa. Sei pronta? Sì, certo. Maledizioni sono ovunque. Soldati, là. Mi vedo, mi vedo. Devono essere passati. Controllate i canali. Rimanete indietro. Non vedo niente. Sicuri che siano venuti di qua? Rimanete giù. Vedi niente. Per ora tutto bene. Ok. Sento da davanti. Merda, giù. Qui c'è un passaggio. Giù. Sono davvero tanti qua fuori. Come facciamo a superare? Si sono ancora accorti di noi. Facciamo il giro. Com'è? Sono troppi, Tess. Prova a distruggere. Ok. Vedo altre luci. Merda.
arrenditi, non peggiorare le cose. Tess, sai da che parte andare. Aspetta, vediamo dove ci porta. Sì, sembra giusto. Stai vicino. Almeno non piove più. La situazione? Potremmo passare di qui. Merda, merda! Altri soldati! Interrompete l'inseguimento e tornate a settore 11. Non credo che ci vedano. Rimanete nell'ombra. No, ci sono ancora. Approfittane per riprendere fiato. Joel, vedi se c'è niente di utile. Agli ordini, boss. Tess, saliamo attraverso il condotto. Siamo di qui. Wow, wow, aspettatevi! Ci richiamano! Radunamoci! Si torna al muro! Avete sentito? Caricateli! Andiamo, andiamo! Dai! Sono andati. Ok. Qual era il piano? Se anche riuscissimo a consegnarti alle luci, che accadrebbe? Marlene ha detto che hanno la loro zona di quarantena. I loro dottori stanno studiando una cura. Sì, mai sentita, Tess? È che quello che mi è successo è la chiave per trovare un vaccino. Oh, Cristo. È quello che ha detto. Ma certo, non ho alcun dubbio. Ehi, vaffanculo, non l'ho chiesto io. Neanch'io. Tess, che cazzo ci facciamo qui? E se fosse vero? Non ci credo. Se fosse così, Joel, siamo arrivati fin qui, andiamo fino in fondo. Devo ricordarti che cosa c'è là fuori? Ho capito.